Dava l'impressione di essere molto dispotico e arrogante. Era totalmente imprevedibile, anche perché faceva sempre mille cose diverse. Ti considerava una nullità e quando si rivolgeva a te sembrava che ti stesse facendo un favore. Direi che più che un politico fosse un galoppino che svolgeva delle commissioni spaventose. Com'era possibile che Hitler avesse scelto come ministro degli esteri quell'idiota di Ribbentrop? Non riuscivo proprio a spiegarmelo. Hitler scelse Ribbentrop come ministro degli esteri perché giudicava un po' superficialmente che un abile commerciante di champagne potesse diventare un buon diplomatico. Certo che aveva le sue idee, ma solo fino a quando coincidevano con quelle di Hitler. Le tre maggiori potenze mondiali si stanno unendo nella dura e implacabile lotta contro il comunismo. Tra loro è nato un legame di amicizia che si va sempre più rinsaldando, al punto da renderle artefici e garanti di un futuro nuovo e più giusto. Era un opportunista, ma tutti lo adulavano. Ho sempre avuto l'impressione che non piacesse a nessuno. C'era qualcosa in lui che non lo rendeva simpatico. Ad un certo punto notai che era cambiato. Era diventato più arrogante, più aggressivo. Pensai che recitasse questo ruolo per mettere in soggezione tutti quelli che incontrava. Nel 1910 sono andato in Canada, anche se inizialmente avevo pensato di visitare le colonie tedesche. Volevo vedere il mondo. Il nuovo mondo. Il giovane Ribbentrop fa il suo ingresso in società. È un wanderer, un viandante di soli 17 anni, pieno di sogni e anche affascinante. Ricordo soltanto quello che mio padre e mia madre mi raccontavano. Loro ritenevano quel giovane estremamente piacevole e stavano volentieri insieme a lui. Lo invitavano a molte feste. Credo che fosse una specie di Don Giovanni. Quanto sarebbe stata diversa la mia vita se fossi rimasto in Canada, commenterà Ribbentrop a Norimberga. La sua carriera ha inizio nei migliori ambienti canadesi. È un abile uomo d'affari, con ottimi contatti. Partecipa alle occasioni mondane e frequenta i club sportivi più esclusivi. Cricket, golf e pattinaggio sul ghiaccio. Portava i calzoni alla zuava con i calzettoni e indossava una giacca molto stretta, abbottonata davanti. Ballava con tutti ed era molto bravo. Amava particolarmente il valzer e il cosiddetto ballo dei 10 passi. Sì, quest'ultimo era il suo preferito.
Insieme ai Minto Six si esibisce in tutto il Nord America. Ovunque ci sia una festa, c'è anche il buon vecchio Rib. Intanto corre voce che possa essere un agente del Kaiser. Quando i miei genitori lessero sul giornale che veniva considerato una spia, non potevano credere ai loro occhi. Il buon vecchio Rib una spia. Lui era un amico. Agosto 1914. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. Ribbentrop decide di rientrare in Germania. Alla vigilia della partenza organizza un'indimenticabile festa d'addio. Non rivedrà mai più il nuovo mondo. Parte per il fronte, diventa tenente degli Ussari e viene insignito della Croce di Ferro. Non lontano, nella stessa trincea, c'è Adolf Hitler, ma le loro strade ancora non si incrociano. Aprile 1918, Ribbentrop viene trasferito a Costantinopoli come reggente plenipotenziario del consolato tedesco, forse con missioni riservate. 11 novembre 1918, la Germania ha perso la guerra. Il patriota deluso riprende la vita di tutti i giorni, inizia a commerciare in Champagne, riaffiora una vecchia ambizione, la scalata sociale. A quei tempi lo chiamavano Ribben Snob e tutti ridacchiavano. Era davvero uno snob. Gli piaceva farsi vedere in compagnia di giovani principi e di personaggi altolocati della società berlinese. Chi è stato effettivamente Ribbentrop? Non è facile descriverlo. Molti si sono chiesti addirittura a un certo punto se Ribbentrop negli anni trascorsi in Canada e quelli poi trascorsi durante la guerra a Costantinopoli non fosse una spia dei servizi segreti tedeschi. In realtà a me sembrò sempre che Ribbentrop fosse un playboy, un uomo con una forte vocazione a vivere mondanamente, per così dire. Era piuttosto bello, piaceva alle donne, aveva una capacità di apprendere le lingue. Tutto questo può aver fatto pensare a qualcuno che avesse delle collegamenti con i servizi segreti, ma io credo che fosse in realtà soltanto ciò che noi chiameremmo oggi un playboy. Però più tardi, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando Ribbentrop fece parte di una delegazione tedesca a Versailles per i negoziati di pace e lesse il trattato di pace, ebbe un grande shock politico e culturale. Ebbe l'impressione che la Germania fosse stata trattata ingiustamente e in quel momento probabilmente scatta qualche cosa nella vita di Ribbentrop. Il playboy diventa un nazionalista conservatore, comincia una fase che si concluderà poi con l'adesione al Partito Nazionalsocialista. Luglio 1920, Ribbentrop sposa Anneliese Henkel, figlia del maggior produttore tedesco di spumanti. Ebbe la fortuna di sposare una donna ricca. Voleva andare avanti. Voleva conoscere quante più persone poteva, anche per fare buoni affari. Più persone conosceva e più erano ricche, meglio era per lui. Mentre il suo vecchio compagno d'armi sta entrando nella scena politica e al momento i suoi sostenitori non provengono certo dall'alta società, Joachim von Ribbentrop spende le sue giornate nei salotti che contano. La casa di Ribbentrop era arredata in maniera molto elegante, in stile moderno. La cosa interessante era che invitava ai suoi ricevimenti anche esponenti della società di discendenza ebraica. In questi anni Ribbentrop è molto vicino a Gustav Stresemann, un democratico. Ma il suo vero compagno di politica sarà Franz von Papen. Si incontravano politici, diplomatici ed economisti come Schacht e von Papen, naturalmente anche lo stesso Ribbentrop e tanti altri rappresentanti del mondo della politica, dell'industria e dell'arte.
Quando faceva bel tempo, se ne andavano nel giardino del circolo, dove non li vedeva nessuno, e parlavano di tutto quello che li interessava, senza essere osservati. Il principale argomento di conversazione è la Repubblica di Weimar, che sta lottando per la propria sopravvivenza. Ci si chiede a chi sarebbe il caso di affidarla. Ribbentrop ha una buona opinione di Hitler, e viceversa. Ribbentrop era importante per Hitler perché proveniva da una buona famiglia. Hitler non aveva molti seguaci istruiti, oppure colti, o di nobili origini. Credo che per comprendere il rapporto di Hitler con Ribbentrop occorra rendersi conto che Hitler era un provinciale. Non conosceva il mondo, certo la Baviera, certo la Germania in parte, l'Austria indubbiamente aveva passato degli anni a Vienna, ma in realtà il mondo gli era perfettamente ignoto, non conosceva le lingue. Nel momento in cui vuole conquistare il potere si capisce di avere bisogno di qualcuno che gli apra delle finestre sul mondo, che abbia dei buoni rapporti con il mondo. Ribbentrop dovette sembrargli esattamente questo, era un uomo di mondo, conosceva le lingue, era sposato a una ereditiera di una grande famiglia borghese tedesca, insomma questo giovane conservatore piacente sembrò a Hitler probabilmente come la persona che avrebbe potuto dargli una mano per muoversi più a suo agio in un ambiente internazionale. Per certi aspetti Hitler fece una scelta giusta, dopotutto Ribbentrop una certa utilità la ebbe per lui. Naturalmente Ribbentrop non poteva piacere a tutti quegli elementi nazisti, a quegli fedeli amici di Hitler che provenivano invece dai reduci della Prima Guerra Mondiale, che erano stati fedeli a lui come uomini di mano nei momenti delle grandi battaglie decisive all'inizio della sua carriera politica. Quindi si stabilì subito un rapporto molto stretto fra Hitler e Ribbentrop e un rapporto di frizione potenziale fra Ribbentrop e gli altri. Gli amici di Hitler si dedicano a smantellare la Repubblica. La signora von Ribbentrop appunta nel suo diario personale dell'anno 1933 l'ascesa di Hitler al potere. Domenica 22 gennaio, incontro da noi a Dahlem. Intervengono Hitler, Frick, Göring, Körner, Meissner, il figlio di Hindenburg, Papen e Joachim. Papen vuole far approvare il cancellierato di Hitler. Martedì 24 gennaio, tè a Dahlem. Frick, Göring, Papen e Joachim. Decisione sulla creazione di un fronte nazionale per il sostegno a Papen da parte del vecchio Hindenburg. Venerdì 27 gennaio. Joachim ha proposto a Hitler di creare al più presto un fronte nazionale e di incontrarsi a Dahlem con Papen per una discussione finale. Dopodiché, lungo confronto con Göring e analisi di altre questioni di natura tattica. Domenica 29 gennaio, Hitler dichiara che tutto è stato chiarito. Tuttavia, bisogna indire delle nuove elezioni e far votare una legge sui pieni poteri. Dal momento che Hindenburg non vuole che si voti, Hitler chiede a Joachim di dire a Hindenburg che si tratterebbe delle ultime elezioni. Pomeriggio con Göring da Papen. Papen dichiara che gli ostacoli sono stati rimossi e che Hindenburg aspetta Hitler l'indomani alle 11. Lunedì 30 gennaio. Hitler è stato eletto cancelliere. Avevo l'impressione di stare di fronte a un uomo che sapeva ciò che voleva, con una fortissima personalità. Ribbentrop ha trovato il suo maestro. Non lo abbandonerà mai più. Ho potuto osservare con quanta forza e determinazione e convinzione, ma anche con quanta caparbietà e durezza Hitler riuscisse a imporre la sua opinione quando sulla sua strada incontrava qualche oppositore. Pochi sanno ascoltare il Führer così come sa fare von Ribbentrop. Cercava di capire in anticipo quello che voleva Hitler per poi proporlo a sua volta.
Ribbentrop è molto ambizioso. Per fare carriera è disposto a tutto. Fummo tutti sorpresi dalla rapidità con cui fece carriera. Non ci sembrava particolarmente intelligente né colto, ma probabilmente era solo molto furbo. Ora von Ribbentrop è al vertice. È tra quelli che comandano. Il Führer ha fiducia in lui, ma i veterani del partito non riusciranno mai a vincere la loro diffidenza nei confronti di questo arrivista, che non si è mai sporcato le mani. Tutti tranne uno, Heinrich Himmler, si accorge del talento nascosto del re dello Champagne. Himmler, che ha fatto carriera nelle SS, appoggia Ribbentrop. Sfrutterà questa amicizia fino alla fine. A quei tempi Ribbentrop faceva parte dello staff di Rudolf Hess, il braccio destro di Hitler. All'interno dello staff, Ribbentrop aveva formato un gruppo composto da persone selezionate che avevano un'infarinatura di storia e di politica estera. E insieme portarono a termine diverse missioni speciali. 18 giugno 35. La sezione Ribbentrop sigla un accordo con gli inglesi che rettifica alcune clausole del Trattato di Versailles. Ora Hitler può potenziare la sua flotta fino a raggiungere un terzo di quella britannica. Questo è stato possibile grazie alla politica lungimirante e generosa del cancelliere del Reich. È il primo passo concreto da anni a questa parte, verso il controllo degli armamenti e verso una generale pacificazione in Europa. 7 marzo 1936 viene occupata la Renania. Il trattato di Versailles è nuovamente violato. Non desideriamo che la pace. Non vogliamo altro che tranquillità. Vogliamo solo che ci permettano di dedicarci ai nostri compiti. Vogliamo solo che ci vengano riconosciuti i nostri diritti. Non permetteremo a nessuno di privarci dell'onore. Il maestro e il suo ministro. Una nazione che ora e per sempre ha ricostruito la sua sovranità, non permetterà mai che tale sovranità venga messa in discussione. Ma la nostra è anche una nazione che non vuole nient'altro che libertà, pace e uguaglianza. Agosto 1936, von Ribbentrop viene nominato ambasciatore a Londra. L'addio di Hitler. Lei è il miglior cavallo della mia scuderia. Ottenga un'alleanza con gli inglesi. Ribbentrop venne a Londra espressamente per realizzare un grande progetto di Hitler, allearsi con gli inglesi. Il vecchio impero britannico e la nuova Germania si spartiranno il mondo. A Londra l'ambasciatore Ribbentrop deve raggiungere questo obiettivo. Quando nel 1936 andai a lavorare per lui a Londra, tutto ciò che lo circondava doveva essere inglese, dall'abbigliamento al tè. Il cane doveva essere preferibilmente di razza inglese. Tutto era inglese, compresi i fucili Purdy e Holland and Holland. Eppure niente gli sembrava mai abbastanza inglese. L'ambasciata tedesca, luogo d'incontro dell'aristocrazia britannica. È con quest'ultima che Ribbentrop vuol fare progetti politici, ma si illude. Ben presto divenne nemico dell'Inghilterra. Si rese ridicolo. Si comportò in modo insensato. Come ad esempio quando viene ricevuto dal re d'Inghilterra. Ribbentrop non era un diplomatico di professione. Era un uomo d'affari che commerciava in champagne. Ma ci teneva a sottolineare che era un nazista di prim'ordine e che era molto vicino a Hitler. Il primo gesto che suscitò alcune perplessità fu quando si presentò al re d'Inghilterra con il saluto nazista.
Se ricordo bene, il re disse: beh, qui siamo abituati a vedere la gente che viene dalle colonie salutarci secondo le loro usanze locali. Per questa volta Hitler perdona la gaffe, una concessione davvero enorme. I nemici di Ribbentrop, cioè Goebbels, Hess e Göring, protestarono, ma senza alcun risultato, perché per principio Hitler proteggeva chi era mal visto dai pezzi grossi del partito. Ribbentrop è il suo capo, legati fino in fondo. Avevamo l'impressione che Ribbentrop non avesse una posizione di prestigio all'interno del partito, come ad esempio Göring, Goebbels o Himmler. C'era solo Hitler a difenderlo. Per questo motivo si recava continuamente in Germania, per essere a stretto contatto con lui, così che nessuno potesse mettere in discussione il suo ruolo. Come ambasciatore si rivela un incompetente, ma continua a portare avanti la politica estera di Hitler. Naturalmente occorrerebbe chiedersi se sia stato davvero un ambasciatore incompetente. La realtà è che Hitler affidò a Ribbentrop un compito impossibile. Hitler voleva che Ribbentrop fosse il creatore di un rapporto di alleanza fra la Germania e la Gran Bretagna. Questo era il grande sogno di Hitler. L'uomo che parlava inglese, il giovane che aveva un'esperienza canadese, sembrò a Hitler come il più adatto a raggiungere questo scopo. In realtà quella fu sin dall'inizio una missione impossibile. Gli inglesi non lo volevano, non lo desideravano. Questo sogno di Hitler si scontrò sempre contro le prevenzioni, le diffidenze della Gran Bretagna, che certamente desiderò in un certo momento una politica di pace con i tedeschi, ma mai sino al punto di accettare il grande sogno di un'alleanza organica che Hitler aveva in un certo momento concepito. 26 novembre 36. A Berlino viene stipulato il patto anti-Comintern tra Germania e Giappone, senza la mediazione del Ministero degli Esteri. Per Ribbentrop è un grande successo. 6 novembre 37. Anche l'Italia aderisce al patto. Un'alleanza contro il bolscevismo e per la guerra. Hitler stava leggendo dei documenti ufficiali quando all'improvviso Ribbentrop gli disse: «Mio Führer, presto dovremo ricorrere alla spada». A quel punto pensai: ora Hitler gli salta addosso. Ma Hitler disse: «No, Ribbentrop, ora no. Non ancora». Hitler spera ancora che gli inglesi vogliano spartirsi il mondo con lui, ma non è così. Ribbentrop scrive: se non con gli inglesi, allora contro di loro. Si sentiva come un amante respinto. E così divenne nemico dell'Inghilterra e con le sue idee cercava di influenzare anche Hitler. 13 marzo 38, l'Anschluss, l'Austria è annessa al Reich. Come capo e cancelliere della nazione tedesca e del Reich, annuncio per gli annali della storia tedesca l'ingresso della mia patria nel Reich tedesco. Per poco Ribbentrop non si perde questo evento. Ma per il Führer la sua presenza è irrilevante. Hitler, a capo del Ministero degli Affari Esteri, ha solo bisogno di un fattorino zelante. Ora Hitler vuole che Mussolini, il duce del fascismo, diventi suo alleato. Per Ribbentrop non è un'impresa difficile. I due vanno d'accordo. Però così, come mia impressione, a me Ribbentrop non mi era antipatico. Cioè, è una questione fisica, hai capito? Mentre alcuni altri personaggi erano così, anche un po' difficili da interpretare. Ribbentrop imparerà il classico diplomatico. Invece il ministro degli esteri italiano, il conte Ciano, annota preoccupato nel suo diario. Si è messo in testa l'idea della guerra. Non dice contro chi, ma nell'arco dei prossimi 3 o 4 anni vuole la guerra. Proprio per questo motivo Hitler ha scelto Ribbentrop. Il
I rapporti di Ribbentrop con l'Italia in realtà furono i rapporti di Ribbentrop con Ciano. I due erano ministri degli esteri e finché Ciano continuò ad essere ministro degli esteri, i maggiori rapporti italo-tedeschi venivano naturalmente incanalati attraverso quelli fra queste due personalità. E furono qualche volta difficili e tesi perché le due personalità si assomigliavano. Erano tutti e due piuttosto belli, piuttosto attraenti, uomini di mondo, soprattutto galli nel pollaio, molto desiderosi di primeggiare ciascuno a fianco del proprio leader e soprattutto molto desiderosi di sottrarre all'altro la parte di primo tenore, per così dire, sul palcoscenico della diplomazia internazionale. In altre parole, sì, è vero che i rapporti fra Italia e Germania ebbero degli alti e bassi, ma qualche volta a queste tensioni aggiunse un fattore particolare anche il fatto che ciascuno dei due ministri degli esteri avesse una gran voglia di spingere l'altro nel fianco del palcoscenico, in un angolo del palcoscenico, per essere maggiormente primo attore. Hitler non attribuiva alcuna importanza al Ministero degli Affari Esteri, anzi lo detestava. Secondo lui Ribbentrop si circondava di gente inaffidabile, di conservatori vecchio stampo. Probabilmente sperava che Ribbentrop, essendo un uomo di partito, potesse determinare all'interno del Ministero una politica più spregiudicata. Il primo ministro inglese Chamberlain e Ribbentrop discutono la questione dei Sudeti. Chamberlain viene incontro a Hitler. Ma in realtà il Führer mira all'intera Cecoslovacchia. Due settimane dopo, Chamberlain torna in Germania. Il popolo chiede la pace, come Chamberlain. Hitler, invece, vuole la guerra. Goering e Mussolini riescono a ottenere un rinvio. Hitler firma l'accordo, si sente tradito, ma non lo dà a vedere. Quando Ribbentrop venne a lamentarsi del fatto che Hitler aveva dovuto firmare la dichiarazione presentata a sorpresa da Chamberlain, il Führer gli disse: «Non ha alcuna importanza, non significa assolutamente niente». «15 marzo 1939. Dopo appena 5 mesi, Hitler viola il trattato e invade la Cecoslovacchia. Berlino acclama il Führer. Sarà l'ultima sopraffazione di Hitler. Ora avrà gli inglesi contro». Da quel momento in poi, Chamberlain non fu più disposto a scendere a compromessi. Qualora la Germania facesse un tentativo per cambiare i patti con un'azione militare, ad esempio minacciando l'indipendenza della Polonia, il popolo britannico si considererebbe direttamente coinvolto. Chamberlain capiva che era arrivato il momento di opporsi a Hitler. Voleva coinvolgere la Russia in un'alleanza con la Francia e l'Inghilterra per difendere la Polonia dalle mire espansionistiche di Hitler. Ribbentrop ritiene necessario scongiurare il pericolo di questa alleanza e rassicurare la Polonia. Così, mentre Hitler pianifica la Seconda Guerra Mondiale, il suo ministro degli esteri si reca a Varsavia a deporre una corona per i caduti della Grande Guerra. Aprile 1939, Hitler ordina in gran segreto i preparativi di guerra contro la Polonia. A questa guerra non rinuncia. Parigi e Londra sembrano giungere ad un accordo con Mosca sulla Polonia. Questo Hitler non lo aveva previsto.
Quando Hitler venne a sapere che inglesi e francesi stavano inviando una delegazione a Mosca per decidere insieme con i sovietici come proteggere la Polonia, disse che questo patto avrebbe causato una guerra mondiale contro tre grandi potenze e che andava assolutamente evitato. E così il Führer invia a Mosca Ribbentrop per battere sul tempo Francia e Inghilterra. Il ministro degli esteri non si fa scrupoli a porgere la mano ai bolscevichi. È un politico, non un ideologo. Così a Mosca accade l'impossibile. L'inviato di Hitler incontra il nemico giurato della Germania, Stalin. Non immaginavamo neppure che Ribbentrop si sarebbe recato a Mosca. Sapevamo che erano in corso delle trattative, ma non avevamo capito a che punto fossero. Inizia dunque la sfida. Ribbentrop ha ottime carte da giocare. Pur di assicurarsi un'alleanza con l'Unione Sovietica, Hitler è disposto a spartire la Polonia e altri territori con Stalin. Il 23 agosto 1939, la firma dell'accordo apre la strada ai piani di conquista del Führer. È l'apice della carriera di Ribbentrop. Alle trattative partecipavano Molotov come rappresentante del governo e Stalin come capo del partito. Ufficialmente Stalin non rivestiva alcuna carica all'interno del governo e il fatto che partecipasse all'incontro era un avvenimento piuttosto singolare. È difficile dire quanti meriti Ribbentrop abbia avuto nell'accordo con Molotov a Mosca nell'agosto del 1939. Probabilmente qualche merito lo ha avuto, la scelta dei tempi, una certa sua capacità di persuasione. Non dimentichiamo tuttavia che l'accordo non avrebbe mai avuto luogo se Stalin non avesse deciso che in quel momento per l'Unione Sovietica l'alleanza con la Germania era preferibile all'alleanza con le democrazie occidentali. E non dimentichiamo poi che l'accordo non avrebbe mai avuto luogo se Ribbentrop, evidentemente istruito da Hitler, non avesse potuto fare a Stalin dei regali straordinari. Non dimentichiamo che gli regalò praticamente mezza Polonia, tre repubbliche del Baltico. Insomma, fu un accordo certamente utile sia per la Germania che per l'Unione Sovietica e Ribbentrop fu bravo diplomaticamente, ma insomma con quei regali era facile comprarsi qualsiasi paese. Al Berghof, la residenza in montagna del Führer, l'aria è tesa. Hitler teme che Ribbentrop possa fallire. Qualunque notizia proveniente da Mosca gli viene trasmessa immediatamente. In ambasciata avevo una linea diretta con la Germania, con Berlino. Ogni volta che veniva proposto uno spostamento delle linee di confine, provvedevo immediatamente a trasmettere la notizia. Hitler dava la sua approvazione in breve tempo, il che confermava l'enorme importanza che attribuiva alla firma di questo trattato. Attenendosi alle istruzioni date da Hitler, Ribbentrop fece le seguenti concessioni. Potete avere gli stati baltici e anche la Bessarabia, che non ci interessa più di tanto. Quindi possiamo giungere ad un accordo. E fu così che venne siglato il protocollo segreto. A differenza di Hitler, Stalin riusciva a dimostrarsi straordinariamente gentile. Era un mostro, un criminale spietato, ma quel giorno fu incredibilmente amabile e cortese e questo fece una grande impressione su Ribbentrop. Ribbentrop disse che in quell'occasione si era sentito come se fosse stato in compagnia di vecchi camerati. Stalin e Molotov avevano anche avuto parole di elogio per Hitler, dicendo che era un grande statista, eccetera, eccetera. La Polonia è spartita prima che venga sparato un solo colpo.
Concluse le trattative, fu offerto lo champagne. Il fotografo tedesco Laux scattò alcune foto durante il brindisi. A quel punto Stalin disse: è meglio non pubblicarle, la gente potrebbe farsi un'idea sbagliata. Ma quando Laux si apprestò ad estrarre il rullino per darglielo, Stalin gli disse: no, quando un tedesco mi dà la sua parola, mi basta. Il rientro di Ribbentrop in Germania è trionfale. Il nome del camerata von Ribbentrop sarà per sempre associato al destino della nazione tedesca. Effettivamente, l'accordo Molotov-Ribbentrop passò alla storia. Penso che in un certo senso fu raggiunto un grande successo diplomatico, ma chiaramente non impedì la guerra, anzi, la rese inevitabile. Ribbentrop è compiaciuto. Ha influenzato il corso della storia, ha determinato gli esiti della politica mondiale e soprattutto Hitler è soddisfatto. Il ministro spera che il suo successo impressioni anche i suoi avversari del partito. L'euforia dura poco. Mussolini non intende partecipare alla guerra. Io penso che lo spazio per una trattativa, e penso che ci fosse, anche Ribbentrop lo sapeva. Non so fino a che punto era sincero, fino a che punto potevano essere sincere. Quella sincerità di mio padre per questa trattativa, questo te lo dico sinceramente, è indiscusso. Berlino, agosto 1939. La Wehrmacht, l'esercito tedesco, è già schierato. Il nostro ambasciatore a Berlino, Sir Neville Anderson, aveva ricevuto l'ordine di recarsi da Ribbentrop per ripetergli che se Hitler avesse attaccato la Polonia, noi avremmo tenuto fede al nostro accordo e l'avremmo difesa. Nonostante gli avvertimenti, Hitler e Ribbentrop non credono che davvero l'Inghilterra si schiererà al fianco della Polonia. Primo settembre 1939, l'invasione della Polonia. Tre settembre, l'Inghilterra e la Francia dichiarano guerra alla Germania. Ribbentrop e Hitler si sono sbagliati. Due settimane dopo, Stalin attacca la Polonia da est per impadronirsi dei territori che riguardavano il patto Molotov-Ribbentrop. 27 settembre, Varsavia è in fiamme. La Polonia è costretta alla resa. 28 settembre, Ribbentrop è di nuovo a Mosca. Viene accolto dai sovietici con gli onori militari. Il ministro degli esteri del Reich e Molotov intendono ridiscutere la spartizione della Polonia e definire nuovamente le sfere d'influenza. La linea di confine venne in parte spostata. Il problema era che avevano tracciato l'area di demarcazione con una matita a punta grossa e la nuova linea di confine copriva una fascia di diversi chilometri e quindi fu necessario tratteggiarla in maniera più precisa. Brest-Litovsk, 30 settembre 1939. Ora tedeschi e sovietici hanno un confine in comune. I nuovi rapporti di vicinato vengono celebrati con una parata militare. La Polonia è sconfitta e Ribbentrop cerca nuovi consensi. 10 giugno 1940, Mussolini annuncia lo stato di guerra. Gli italiani si alleano con la Germania dopo una serie di successi tedeschi. Vengono perciò chiamati gli stagionali. Hitler in persona si rivolge anche a Francisco Franco. Invano. Il dittatore spagnolo rifiuta qualsiasi accordo, malgrado durante la guerra civile sia stato aiutato dai tedeschi. Il caudillo si tiene lontano dalla guerra di Hitler. L'unica significativa alleanza di guerra che il ministro degli esteri von Ribbentrop riesce a concludere è con l'Italia e il Giappone, con cui firma il patto tripartito.
Novembre 1940. Il ministro degli esteri Molotov è in visita alla cancelleria del Reich. In realtà Hitler ha già disposto da tempo l'attacco all'Unione Sovietica. È il suo vecchio sogno, la conquista del Lebensraum, lo spazio vitale ad est. Ribbentrop invece vorrebbe sfruttare la visita di Molotov per salvare l'accordo con Mosca, ma non prende iniziative. Ribbentrop non si muoveva dal suo posto e ascoltava attentamente ciò che Hitler e Molotov avevano da dire. Non si faceva mai avanti, non prendeva mai l'iniziativa, non si permetteva mai di aggiungere qualcosa, di interrompere. Parlò solo quando Hitler glielo chiese. Ribbentrop vorrebbe distruggere l'Inghilterra e spartire il suo impero con i sovietici. Ma all'improvviso i tentativi di Ribbentrop di suddivisione del mondo vengono interrotti. Ribbentrop aveva appena iniziato a prospettare l'imminente distruzione dell'impero britannico quando sentimmo esplodere delle bombe. Ribbentrop conduce rapidamente Molotov verso il rifugio antiaereo del Ministero degli Affari Esteri. A quel punto Molotov gli chiese: ma se state radendo al suolo l'Inghilterra, di chi sono gli aerei che ci stanno bombardando? E perché stiamo seduti in questo bunker? La visita è un vero e proprio insuccesso. Molotov torna preoccupato a Mosca. Stalin, invece, crede nell'alleanza e vuole fidarsi del suo alleato a Berlino. Giugno 1941. Operazione Barbarossa. La Germania invade l'Unione Sovietica. Una vera e propria guerra di annientamento viene fatta passare come campagna di liberazione. Von Ribbentrop ci comunicò che nel giro di 2 ore le truppe tedesche avrebbero varcato il confine sovietico. Eravamo in piena notte, le 5 del mattino a Mosca, le 3 in Germania. È il giorno peggiore nella carriera di Ribbentrop. Tocca a lui annunciare alla stampa mondiale la dichiarazione di guerra di Hitler. Ma prima decide di far avere un ultimo messaggio al Cremlino. Io e l'ambasciatore stavamo per partire. Ribbentrop praticamente ci corse dietro. Ci sussurrò: vi prego di dire a Mosca che io sono contrario a questa guerra. Sarà una catastrofe anche per la Germania. Ho provato a dissuadere Hitler, ma lui non mi ha voluto ascoltare. L'ambasciatore neppure lo guardò. Per Ribbentrop è il fallimento totale. Il suo ministero non ha più alcun potere. Praticamente non esiste più una politica estera. È certamente vero, con l'attacco tedesco alla Unione Sovietica, con l'operazione Barbarossa, il ministero degli esteri tedesco, quindi Ribbentrop, perdono qualsiasi potere, qualsiasi influenza. Non bisogna dimenticare che all'interno del ministero degli esteri tedesco vi era una corrente di pensiero molto importante, la quale considerava che fosse un interesse profondo della Germania avere un buon rapporto con la Russia, indipendentemente da Hitler. Lo avevano creduto prima, continuarono a crederlo durante Hitler, e bisogna dire che ricominciarono a crederlo anche negli anni 60 e 70, all'epoca della Ostpolitik di Willy Brandt. A questo si aggiunga che Ribbentrop poteva essere utile al paese, a se stesso, alla Germania, soltanto se avesse avuto uno spazio politico e diplomatico in cui agire. Nel momento in cui la Germania è in guerra con tutti, qual è lo spazio politico e diplomatico di un ministro degli esteri? Il ministro adesso segue Hitler nei suoi viaggi a bordo di un treno speciale. Continua ad indossare i simboli del potere di un tempo, ma non rappresentano più nulla.
Il ministro senza incarico ora cerca nuovi campi d'azione. L'unica opportunità è negli ambienti militari. Durante la guerra condusse una violenta battaglia contro il ministero del Reich per il controllo dei territori occupati. Si scontrò soprattutto con Koch e Rosenberg in Ucraina, ma non perché ritenesse sbagliata la loro politica. Diceva di voler essere lui a decidere cosa doveva succedere in Unione Sovietica. Ribbentrop non si allontana mai da Hitler. Pensa che solo il Führer possa proteggerlo. In quel periodo Ribbentrop cercava di non allontanarsi mai troppo dal quartier generale di Hitler. Infatti lo accompagnava anche in viaggio, sul suo treno speciale. Aveva paura che Göring, Himmler, Goebbels o anche qualcun altro, sapendolo indifeso, ne approfittassero per minare la sua posizione. La vita privata del ministro, invece, non ha subito grandi cambiamenti. Anche il suo patrimonio è rimasto intatto. Ribbentrop acquista una tenuta a Oderbruch e progetta di trasferirvi la famiglia. La proprietà diventa la sua oasi di pace familiare. Mentre la guerra registra le prime sconfitte, la sua ditta di champagne frutta alti guadagni. E mentre i soldati combattono, il ministro degli esteri non rinuncia ai suoi hobby e neanche al suo amore per il lusso. L'indiscussa superiorità di Hitler comincia a vacillare. I profitti di Ribbentrop invece aumentano. Il ministro si fa costruire un campo da golf e non disdegna una parte del bottino di guerra. In Austria è solito risiedere nel castello di Fuschl. Da qui può ammirare il panorama anche nei momenti più duri della guerra. Ribbentrop è un opportunista e con il suo Führer continua ad avere un atteggiamento di deferenza. Appena notava un dissenso di Hitler, era subito pronto a cambiare opinione in suo favore. Più tardi, Ribbentrop dirà di essere stato l'unico collaboratore che poteva dare dei consigli a Hitler. Il problema è che il Führer non lo ascoltava quasi mai. Era sempre accondiscendente con Hitler. Per lui era fondamentale mantenere ottimi rapporti con il Führer. Ora vuole dimostrare di poter essere ancora utile al suo maestro. Era un nazista convinto. E ovviamente sapeva bene cosa stesse succedendo agli ebrei. Non solo Ribbentrop è perfettamente al corrente dello sterminio, ma ne è anche uno dei mandanti. Ordina ai suoi burocrati di far deportare e uccidere gli ebrei che vivono nei territori occupati. A lui non interessa in che modo. Come sempre, Ribbentrop non bada ai dettagli. Qualcosa doveva pur saperla. Certo, a lui non interessavano i particolari. Era fatto così. A Ribbentrop non interessavano i dettagli. Per lui esisteva solo la politica ad alti livelli. Il ministro sa fin troppo, non vuole sapere di più. Thank you.
Himmler era convinto che eliminare gli ebrei fosse un bene per l'umanità. Forse anche Ribbentrop pensava la stessa cosa. Al ministro interessa solo l'aspetto esteriore del potere, il riconoscimento di una carica. Nel suo ministero il potere reale è da tempo nelle mani di Himmler, l'unico, oltre a Hitler, a proteggere il presuntuoso Ribbentrop. Aprile 1945, gli alleati stanno per entrare a Berlino, la guerra è perduta. Ribbentrop aveva svuotato la cantina e aveva mandato tutto al fronte, verso il fiume Oder. La mattina presto aveva chiamato la governante e le aveva detto: «I russi hanno attraversato l'Oder». Poi era salito in macchina dicendoci che partiva per Berlino. Era il 18 aprile. Invece Ribbentrop scappa. Verrà rintracciato a metà maggio ad Amburgo. Quando gli inglesi lo presero, lui negò di essere il ministro degli esteri Ribbentrop. Per costringerlo ad ammettere la sua identità, gli inglesi si servono di una sua parente. Fanno in modo che si incontrino casualmente. La signora corse verso Ribbentrop, lo abbracciò e gli disse: «Finalmente ci rincontriamo». Lo arrestarono immediatamente. Norimberga 1946, ultimo capitolo. Ribbentrop è il criminale di guerra numero 3. Alla fine Ribbentrop era completamente solo. L'unico suo sostegno era stato Hitler. Ora nessuno lo proteggeva più. Se Hitler fosse ancora vivo, scrive Ribbentrop nella sua cella, si addosserebbe tutte le responsabilità e si rifiuterebbe di condividerle con i suoi seguaci. In realtà l'ex ministro del Reich è un uomo distrutto. Accadeva due o tre volte alla settimana che gli negassero la libera uscita perché non si presentava all'appello giornaliero. Si era lasciato andare, non rifaceva il letto, non puliva le sue scarpe. È un'ironia della storia il fatto che un sergente ebreo negasse la libera uscita a un generale delle SS, al ministro degli esteri tedesco, al perfetto esempio di superuomo, solo perché non era abbastanza ordinato e pulito. Ribbentrop è un uomo solo, senza nessuno al seguito. Anche in carcere, i suoi colleghi gli rinfacciano di non avere mai avuto alcuna capacità. Gli altri nazisti lo guardavano dall'alto in basso. Dicevano che aveva avuto una particolare protezione solo perché aveva sposato la figlia del suo capo. Al processo di Norimberga, Ribbentrop non si dimostra pentito. Non prova alcun senso di colpa. Di fronte all'accusa mi dichiaro non colpevole. Il signor von Ribbentrop ordinò di inscenare una finta rivolta popolare in Polonia. La rivolta fu il pretesto per poter dare alle fiamme case e fattorie e mandare a morire tutti gli ebrei. La nostra intenzione era quella di salvaguardare le più elementari condizioni per la nostra sopravvivenza. Esattamente come l'Inghilterra ha difeso i suoi interessi e ha assoggettato un quinto della superficie mondiale. Per non parlare degli USA, che hanno sottomesso un intero continente, e della Russia, che ha posto sotto la sua egemonia un territorio sconfinato. Naturalmente Ribbentrop era colpevole di tutto ciò che il regime fece, le atrocità, le stragi, non poteva non essere altrimenti.
Ma credo che Ribbentrop, nel considerarsi e nel proclamarsi non colpevole di fronte al processo di Norimberga, avesse per così dire, diciamo, due giustificazioni. La prima giustificazione era probabilmente questa: credeva di avere veramente agito nell'interesse del suo paese. Non dimentichiamo che anche gli uomini cattivi, quando qualche volta possono avere delle intenzioni onorevoli o di ritenere comunque di agire con intenzioni onorevoli. La seconda ragione per cui Ribbentrop si considerò non colpevole era il fatto che stette sempre molto attento a non sporcarsi le mani. Dopotutto lui era il ministro degli esteri, non doveva essere lui che decideva la costruzione di un campo di concentramento o l'utilizzazione dei forni per uccidere gli ebrei. Fu sempre molto attento a evitare che il suo ministero e lui stesso fossero direttamente coinvolti nelle operazioni sporche del regime nazista. Devo dire che questa pretesa non lo salvò dalla condanna a morte e non lo salvò neppure dal disprezzo dei suoi compagni di prigionia al processo di Norimberga, i quali non soltanto lo odiavano e lo detestavano per ragioni precedenti, ma lo odiarono ancora di più nel momento in cui capirono che Ribbentrop cercava di distinguersi dalla loro sorte. Ebbero alla fine tutti la stessa sorte. Espropri, ricatti, genocidio. Una semplice questione politica. Fece pressioni anche su Mussolini perché deportasse gli ebrei italiani nei campi di concentramento e di lavoro. Secondo la sentenza del tribunale, fu questa la sua partecipazione ai crimini contro l'umanità. Il tribunale di Norimberga giudica Ribbentrop colpevole di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra. La sentenza: morte per impiccagione. Dette l'impressione di non rimanere sorpreso. Se ricordo bene, si afflosciò un po', però non si mise a urlare, non disse nulla. 16 ottobre 1946, ore 19. Ribbentrop viene fatto uscire per primo dalla cella. Ciò che segue è uno spettacolo raccapricciante. I boia non hanno preso in considerazione il fatto che i condannati hanno perso parecchio peso. Ora sono diventati molto leggeri. Mi resi conto che il collo non si era spezzato. Ribbentrop era ancora vivo. Allora saltai sulla corda, mi appesi al suo corpo. Poi con la mano destra ho afferrato il suo orecchio sinistro, uno strappo, ha fatto crack ed è morto.